La sindaca Angela Carluccio, gli abbracci, le felicitazioni, la festa dopo la proclamazione. Come si vive un momento così importante nella propria vita? Benissimo, perché come dici tu è una festa, quindi sono contenta, felicissima di vedere tutta questa felicità, questo entusiasmo, questa euforia che si è creata intorno a questa cosa, e spero di poter avere presto occasione di dimostrare che, a parte questi festeggiamenti, poi siamo in grado di lavorare in maniera seria e costruttiva per la nostra città. Che responsabilità il sindaco di Brindisi? È una grande responsabilità, però io sono pronta, e abbiamo creato una bella squadra e tanta gente che ha voglia di lavorare e di impegnarsi per la nostra città, quindi lavoreremo, metteremo in campo tutte le nostre energie, la nostra forza, il nostro impegno, e sono sicura che arriveremo lontani. Cosa rimane sul piano personale e politico dell'esperienza della campagna elettorale? Un grandissimo arricchimento, un'esperienza di vita straordinaria, un'occasione di conoscere meglio la mia città, di avvicinarmi ancora di più alla gente fra cui amo stare, quindi un buon inizio per andare veramente lontano. Come ci si sente con questa fascia addosso? È stato il momento più emozionante, forse. Avere questa fascia tricolore mi ha fatto realizzare che effettivamente sono diventata la sindaca di questa città, quindi una grande emozione, una grande responsabilità, e spero di poter dimostrare a tutti di essere all'altezza della situazione. Beh, in famiglia c'è un precedente importante, papà. Eh sì, ma ognuno poi sa, è se stesso, quindi lui ha fatto bene per quanto ne so, e quindi spero di poter proseguire un percorso già iniziato tanto tempo fa. La prima volta di una donna in questa città, che significa anche un'attenzione particolare al gentil sesso. Sì, sono molto contenta che, oltre al fatto di aver scelto una sindaca, nel consiglio comunale ci saranno altre ragazze, altre donne mature, e quindi tinteggiare di rosa il consiglio penso ci dia una marcia in più per approcciarci a un sistema diverso di fare politica, quindi sono convinta che anche da questo punto di vista sapremo fare bene. Oggi, almeno oggi, non parliamo di problemi, di prospettive, di impegni, ma lanciamo un messaggio alla città, a tutti i brindisini. A tutti i brindisini lanciamo il messaggio che è ora di ripartire, siamo pronti, sappiamo che ci saranno diversi problemi da affrontare, ci sono già le emergenze nelle emergenze, ma dobbiamo essere positivi, guardare avanti e non lasciarci distogliere, lavoreremo davvero bene. Buon lavoro, in bocca al lupo. Grazie. Bravo, bravo, bravo.